amici di Realtime TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare un grande compositore, arrangiatore, Massimiliano Pani. Ciao Massimiliano. Ciao, buongiorno, troppo buono, che presentazione fantastica. Beh, grazie. In realtà siamo qui per parlare oggi di questo evento, di questa nuova uscita di brani di Mina, ovviamente, che si chiama Italian Songbook. Questo progetto, perché adesso sono usciti due album, ma sono previsti sei album, ha un senso catalogico e filologico, cioè di raccogliere in una collana tutti quei pezzi che lei ha fatto in italiano. Quindi non solo successi di Mina, cioè non è un best of di Mina, ma pezzi che sono di Mina, successi di Mina, cover di altri della storia della canzone italiana interpretati da lei, ma anche quelle perle che sono sparse nei dischi e che forse hanno avuto meno attenzione, ma che secondo lei lo meritano. Quindi alla fine questo lavoro qua catalogico viene messo insieme per rendere anche fruibile questo materiale, perché sai, avendo lei prodotto quasi 100 LP, poi alla fine diventa difficile in un mondo come il nostro, dove non ci sono più negozi di dischi, dire: ah, ma sai, sto cercando quel pezzo, ma anche l'EP era in Sorella Lumière. Vai nel negozio, se lo trovi, il negozio di dischi, e poi alla fine ovviamente questi non possono tenere tutta la discografia di Mina. Allora, questo lavoro di raccogliere e mettere il meglio, secondo lei, di quello che ha prodotto in italiano, ha un senso anche per rendere più fruibile, più rintracciabile il materiale. Poi, già che dovevamo metterci a fare questo lavoro di raccolta, abbiamo riaperto i multitraccia, abbiamo cercato di alcuni pezzi migliorarli, cioè quello che anni 60-70 era tutto acustico e quindi suona ancora bene, anzi addirittura certe cose suonano proprio vintage, hanno quel sapore che è affascinante. Quello che invece anni 80 e primi 90, con i primi sintetizzatori eccetera, ci sono dei suoni che erano di moda allora, che sono anche passati di moda, sai, quei suoni un po' piccolini, un po' più plastici. Certo. Ecco, allora su quel materiale lì stiamo intervenendo, risuonando, rimettendo a posto e quindi riaprendo in multitraccia e risuonando proprio delle parti. Questo lavoro qua quindi ha un senso sia di raccogliere delle canzoni, ma anche il senso di migliorare questi master per lasciare una cosa che sia così nel tempo, una fotografia di questo materiale qua. Ci sono anche due pezzi inediti in queste due collane, che sono sempre due successi della tradizione. Uno è un pezzo di Fred Buscaglione, Nel cielo dei bars, e un altro invece un pezzo di Califano, che fu rifatto dai Tiro Mancino un tempo piccolo. E poi il resto invece c'è di tutto, si spazia da Caruso a grandi successi di altri artisti, a successi di Mina, ma anche a, come ti dicevo, alcuni pezzi secondo me bellissimi che meritavano una seconda vita, una seconda occasione. Quindi adesso sono usciti questi due dischi che si chiamano Cassiopea e Orione. Sì, essendo più volumi, per non fare volume 1, volume 2, volume 3, abbiamo deciso di dargli dei titoli come delle costellazioni. Certo. E quindi ecco perché Cassiopea Orione. Quando usciranno gli altri dischi? Più o meno. Ma si pensa di fare una pubblicazione almeno annuale, quindi dovrebbero uscirne altri due l'anno prossimo e poi si chiude la collana nel 2021 o 22. Però non è finita, perché ovviamente avendo prodotto così tanto Mina e di generi diversi, perché sai, lei non è una generista, l'idea di fare dei songbook sulla bossa nova, dei songbook sulla canzone napoletana, dei songbook sugli standard jazz, dei songbook sul rock, sul funk, cioè ne puoi fare tante di queste operazioni qua, e secondo me ha un senso farle proprio come ti dicevo, no? Per cercare di raccogliere il meglio di una cosa e renderla anche fruibile, cioè permettere alla gente di trovarla. Beh, considerando che poi appunto hai a disposizione più di 1000 brani, anzi 1400 brani circa,
hai voglia di farne di dischi volendo, quindi si può portare avanti questa cosa nel tempo, anche per mettere a disposizione quello che ormai si può parlare di storia della musica italiana, quindi è giusto metterlo appunto a disposizione di tutti, no? Perché i ragazzi di oggi non sanno nemmeno che esistevano i vinili, che esistevano i 45 giri, cioè non c'erano le cassette, c'erano i dischi infilati nel mangiadischi, che era una roba, se vogliamo, oggi è incredibile. Adesso i ragazzi stanno subendo il fascino del vinile come lo subivamo noi da ragazzi, tant'è che sta tornando moltissimo il collezionismo sul vinile. Certo, la fruizione digitale è comoda perché tu con un telefonino puoi avere a disposizione migliaia di canzoni, migliaia di pezzi, però l'oggetto, il padellone, il discone con le copertine grosse, con i crediti che puoi leggere, cioè ha un fascino che ancora oggi nel tempo resiste, ed è per quello che anche questo tipo di pubblicazioni vengono pubblicate sia in CD ma anche in vinile. Infatti questi due progetti escono in vinile fin da subito. Anche perché poi mi ricordo che si aspettava, no? Ormai sto parlando di più di 30 anni fa, si aspettava l'uscita del nuovo disco del tal cantante, del tal gruppo, come se fosse una cosa, cioè esce il 30 novembre, benissimo, tutti li aspettare, poi andare a accaparrarsi il disco per poterlo aprire, al di là di ascoltare il disco, era vedere cosa c'era dentro, leggere chi suonava, cosa che ovviamente col digitale si è persa un po' ai giorni nostri. Hai detto una cosa giustissima che a me un po' manca. Cioè, mi ricordo che proprio si parlava, ma non tra musicisti, con tutti, no? Con gente, con chiunque. Guarda, sta uscendo quel disco, oppure hai sentito quello, ma anche quel film. C'era un interesse, anche se era molto più difficile recuperare il materiale, però c'era un interesse enorme, c'era proprio aspettativa. Oggi chi ti dice, ah sai, sta uscendo il nuovo disco dei Foo Fighters? Oggi non c'è più quell'attenzione, quella passione, quell'attesa verso qualcosa che per te rappresenta un pezzo della tua vita, no? Oggi si consuma la musica, si butta via e con una facilità che una volta non c'era. Cioè noi una volta ti compravi un disco, lo ascoltavi migliaia di volte, certo. Lo esaurivi, no, questo disco, leggevi tutti i crediti, ti andavi a vedere tutto, e poi soprattutto un disco ti portava a risalire a tutti gli altri, dire ah, ma se mi è piaciuto questo LP fammi vedere cosa hanno fatto, e allora andavi nel negozio di dischi, cercavi tutti gli altri dischi dello stesso gruppo, dello stesso artista, cioè c'era un lavoro proprio di ricercatore quasi, no? Dietro alla musica, e ognuno il suo, ognuno per i suoi gusti, no? Lo potevi fare con la classica, col jazz, col pop, col rock, con tutti i generi, no? Adesso hai tutto dentro un telefonino, però in fondo non è niente, No. Che è un po' un peccato. E io mi ricordo che, a parte che ho dovuto ricomprare allora i dischi dei Beatles perché li avevo fusi, praticamente avevo bucato il vinile, no, a furia di ascoltarli, ma ero ragazzino, ma mi ricordo che venivo a Lugano a volte perché uscivano in anticipo certi dischi, no, dei Cream, quando Eric Clapton ha fondato i Blunt Fate, che in Italia non c'erano ancora, allora ero venuto a comprarli a Lugano perché usciva un pochino prima, e c'era questo culto, no, di seguire l'uscita dei dischi proprio per queste novità. Diciamo anche che rispetto a oggi la produzione discografica era un pochino limitata, no? Oggi escono 400 dischi al giorno, dischi o comunque canzoni. Gli artisti una volta erano artisti, oggi esce chiunque. Non voglio entrare in un discorso musicale che può magari essere antipatico, eccetera, però voglio dire. Beh, guarda, io ti devo dire che la scrematura prima veniva fatta a monte, cioè c'era. Sotto un certo livello non vedevi nessuno andare su un palcoscenico, o difficilmente vedevi uno che gli facevano un LP che non avesse qualcosa da dire, no? Adesso invece chiunque si può fare il suo disco, lo mette su YouTube, pubblica le sue cose, è molto strano. Tu vedi magari in un piano bar gente che canta veramente bene, gente brava, e poi vedi sul palco del 1° maggio della gente che dice ma questi qua perché li hanno fatti salire?
Io ho visto il primo maggio e mi sono stupito, dire scusa, ma siamo sotto un livello minimo su cui si stava, no? Cioè, se salivi sapevi suonare, sapevi cantare. Adesso vedi anche gente che siamo sul dilettantismo, eh? Devo dire che sei anche però buono. In mezzo a questo ci sono anche i fenomeni, c'è comunque Bruno Mars che fa dei bellissimi dischi, che canta, che suona, che balla, c'è Billie Eilish, ce n'è un po' per tutti i gusti, però c'è anche tanta roba. Cioè, ci sono le due punte, i due estremi. Una volta c'era una media migliore, diciamo. Va bene, abbiamo parlato delle produzioni di Mina. Tra l'altro la vediamo in quel quadro bellissimo, questo è un quadro dei tempi. Faccio vedere, siccome sono in ufficio, qui c'è invece... Oh, guarda che meraviglia! Questa è la copertina di un disco anche, se non ricordo. Questa è la copertina di Ti conosco mascherina, ecco, non mi veniva il titolo. Questa invece è la copertina del disco, quello che avevamo fatto... Christmas Songbook con tutte le canzoni di Natale. Questo qua invece, cioè, questo qua è l'ufficio. Invece lo studio di stazione è di là. Dall'altra parte di quella porta lì, lì si entra e si va in studio. Vabbè, verremo un'altra volta a curiosare. Dai, la prossima volta ci vediamo in studio e così parliamo un po' anche di robe. Sicuramente. Ecco, vogliamo, voi per chiudere questa cosa, visto che abbiamo parlato appunto dei dischi, lo posso dire che Mina è tua mamma? No, certo, assolutamente. Era una battuta ovviamente la mia, penso che lo sappiano tutti. Comunque, Massimiliano Pani, oltre alla produzione di Mina, perché è importantissima, quindi è ovvio che lui dovrà e curerà sempre queste cose, per il resto che cosa fa? Mi ricordo le fiction, i studio, eccetera. Noi abbiamo anche lavorato insieme producendo in studio di stazione delle musiche di commento per delle fiction, in quel caso erano per Mediaset, però ne ho fatte tante anche per Rai, lavorando con Franco Serafini, che è un amico musicista con cui facciamo questa cosa a quattro mani. Per tanti anni abbiamo fatto la soap opera Vipere, poi tante fiction, un po' di pubblicità, faccio l'arrangiatore anche per altri, mi è capitato di farlo soprattutto in Spagna. Niente, faccio questo lavoro che sta un po' scomparendo purtroppo, che però è molto bello, che è quello del musicista alla studio registrazione. Quindi io non lavoro nei live, lavoro soprattutto alla produzione di dischi e alla realizzazione di musica in studio. E volevo anche ricordare una trasmissione che hai fatto forse un paio d'anni fa, correggimi tu se sbaglio, con Vincenzo Mollica. Beh, due che si chiamano uno Pani e uno Mollica devono fare qualcosa insieme prima o poi. Beh, giusto. Era il giusto connubio. Esatto. Sì, facevamo delle interviste a dei personaggi della musica, ma anche degli attori e anche degli sportivi, a cui chiedevamo chi era il loro idolo quando erano loro ragazzi. Quindi era una maniera per far parlare un grande artista di un altro grande artista. Abbiamo avuto delle sorprese, per esempio Vasco Rossi ci ha detto che il suo idolo era Iannacci e poi ci ha raccontato che cosa per lui rappresentava Iannacci. Cioè, è affascinante perché alla fine, parlandoti di un altro artista, ti dicono chi erano loro quando erano ragazzini, che sono di solito dei momenti in cui gli artisti non ti svelano mai, no? Abbiamo intervistato Fiorello, Proietti, Panatta, Paolo Conte, Fossati. Insomma, stati degli incontri molto belli dove c'era un giornalista, e che giornalista, che è Vincenzo Mollica, e poi un musicista. Quindi avevamo due punti di vista nell'intervista e tutti questi grandi personaggi ci hanno un po' stupiti perché ognuno di loro è stato un fan di un altro, no? Che era davanti a loro in quel momento. Va bene, ora siamo arrivati al termine di questa intervista, salutiamo Massimiliano Pani, salutiamo anche quella signora che è in quel quadro, Mina, che sì? ha compiuto 80 anni, vero, poco tempo fa. Esatto, sì. Quindi sì, sì. Chapeau, anche perché cantare come canta appunto alla veneranda età, insomma, è una cosa bellissima. E ancora fare quel lavoro lì ancora non scherza nulla, non scherza per niente ancora. Beh, detto da te
È un grandissimo complimento. Ciao Massimiliano, alla prossima, è stato un piacere. E grazie a te. Alla prossima in studio. Grazie Maurizio. Ciao.